Salve a tutti amici, video un pochino particolare perché sì, generalmente come sapete faccio video con telefono, qui vi ritrovate davanti a OS X. Sì, perché come sapete ho comprato un Mac, l'ho utilizzato con OS X per una settimanuccia e adesso ho voluto fare questo video per farvi capire un po' le mie impressioni su questo sistema. Questo perché si può dire che era in pratica una delle prime volte che toccavo proprio con mano e che potevo smanettare con questo tipo di sistema. E è vero che sì, l'ho anche provato in versioni successive, però toccarlo con mano è decisamente diverso rispetto che a provarlo ad amici, perché significa che puoi completamente sputtanare il tuo sistema. Infatti l'ho sputtanato un paio di volte, l'ho anche dovuto riformattare questo Mac, ma questo non importa. Comunque, andiamo un po' alle funzionalità. Funzionalità di base, beh, quello più o meno lo fanno un po' tutti i sistemi. Lui non le fa male, perché comunque se si tratta di navigare abbiamo non ci sono problemi. Se si tratta di aprire più schede non ci sono problemi. Per scrivere abbiamo tutta la suite di Office che possiamo scaricare, o anche OpenOffice se vogliamo. Quindi comunque, funzionalità di base, i programmi ci sono. Usare un sistema o un altro, a mio parere, cambia relativamente poco. Cosa ci cambia nell'utilizzare questo sistema, specialmente su questo computer rispetto ad altri, è sicuramente l'autonomia della batteria, che mi ha letteralmente stupito. Perché è vero che io comunque navigo con tanti tab aperti, qui adesso ne vedete soltanto 2, 4, 6, normalmente ne tengo aperti anche 8, e tenendo aperti 8 tab, girovagando su Facebook, video su YouTube, eccetera, con Xubuntu su questo stesso computer facevo non più di 2 ore, di 2 ore e mezza, con lui faccio anche 6 ore. Il risultato spaventoso, a mio parere, mi ha lasciato completamente sconvolto. Vedendo anche qualche video ogni tanto a schermo intero e tutto quanto, quindi veramente, veramente ottima l'autonomia. Se ci mettiamo a scrivere, mi è capitato di dover scrivere dei testi per via dell'università con Office. Office, che comunque la nuova versione, devo dire che non è per niente male. Ho provato anche la vecchia, ma la vecchia era veramente terrificante. Si faceva prima di utilizzare OpenOffice, quindi si era come su Linux. Mentre la nuova versione di Office, complimenti a Microsoft, non l'unica funzionalità per cui mi piaceva utilizzare Windows, adesso l'ho risolta perché posso utilizzarlo qui. La suite di Microsoft tutti la conosciamo, a mio parere è il miglior Office del mondo. Devo dire che lì ho ottenuto risultati anche ancora più sorprendenti dal punto di vista batteria, perché veramente avevo, ecco, in questo momento tra l'altro sto registrando con QuickTime, mi dice 9 ore e 45, più è anche abbastanza accurato questo tempo, ci sono tempi migliori, ma insomma, considerando quello che sto facendo adesso, ero al 100, quasi appena staccato, adesso sono al 98, più o meno ogni 2 minuti mi va via una percentuale, ecco. Mi sono messo a scrivere con Office, secondo me potevo fare anche oltre 10 ore, ho consumato niente. VLC non è secondo me ottimizzato benissimo per OS X, funziona molto meglio la versione per Windows e Linux, specialmente per Linux, però comunque le sue funzionalità le fa e può piacere. Andiamo comunque poi ad altri programmi, insomma, io faccio l'università in informatica, vedo che comunque programmare serve, ho trovato interessante Xcode. Perché sì, è un buon SDK, si possono personalizzare le cose, un buon editor, forse un po' pesante, però insomma, diciamo che fa da contorno per dire, ma sì, possiamo anche permetterci di utilizzarlo per scrivere qualche programmino. Però andiamo al sistema di base, perché ci sono alcune cose, perché per adesso l'ho soltanto acclamato per una cosa principale, cioè il consumo di batteria e l'utilizzo in mobilità. Torniamo alle impostazioni di sistema, perché quando mi sono ritrovato davanti a questo pannello mi sembrava più o meno di vedere quello di XFCE. Ci sono molte somiglianze, ok, XFCE ha qualche voce in più, però comunque più o meno sono quelle. Non approvo pienamente il discorso Time Machine, ovvero se io voglio, è vero che posso attivarlo anche sul disco locale, però ok, fare un backup, io per esempio ho fatto un backup su un disco esterno, mi piace l'idea di fare backup continuamente su un disco esterno, ma ho paura che a lungo andare consumi veramente tanta batteria, infatti lo tengo disattivato, e anche tante energie. Bella la questione condivisione,
molto semplice da utilizzare, immediata. Si possono aggiungere utenti, aggiungere password. Non ho capito se aggiungendo utenti nella condivisione, però automaticamente aggiungiamo anche un utente al computer che potrebbe non piacermi, cosa che invece su Linux si può fare, quindi insomma sarebbe da approfondire. Cos'altro dire? La voce network è piuttosto completa. Qui ecco, sto anche molte volte lo utilizzo con una scheda LAN USB, funziona senza problemi. Ci sono anche tante opzioni avanzate, devo dire, per configurarle, DNS, WINS, tutti i protocolli possibili e immaginabili. Complimenti a Apple per averli inseriti, quindi non, insomma, una cosa normale, c'è anche quello senza problemi. Le opzioni suono. Opzioni suono un pochino scarne, forse, perché ok, vabbè, ingressi, uscite, niente di che. Ecco, magari ci sono alcuni software di schede audio che sono un pochino più ottimizzati. Per esempio, non ho ben capito se riesco, non sono riuscito a regolare, come succede su Windows, i volumi delle singole applicazioni. Magari sono io che non so fare, però, a parte il volume degli effetti sonori, che è effettivamente separato, non ho trovato il modo di regolare, per esempio, se io ho il VLC aperto, ok, ho il suo volume. Ma mettiamo che io ho due schede di Chrome, come sapete, sia Windows che Linux separa questi due volumi e voglio tenerli in simultanea, che so, magari sto facendo una conversazione con il Hangouts da una parte e sto ascoltando un'altra cosa. Può capitare di fare questa cosa, insomma. Non l'ho trovato come una piccola mancanza. Questa riga qui, iCloud, non lo uso, non lo voglio neanche considerare, non lo ritengo utile, utilizzo Google Drive che non ho neanche installato qui, quindi soprassiedo a questa cosa. Stampanti e scanner, ho trovato dei problemi, anche se la configurazione delle stampanti viene istantanea, perché veramente io premo più e lui mi rileva esattamente in quell'istante le stampanti che ho in rete, o praticamente tutte, comprese anche quelle su rete Windows. In IP, sì, posso configurarle manualmente, però non è così specifico. Non so esattamente che driver dopo devo andare ad applicargli e tutto quanto. E nella configurazione automatica con la mia stampante, questa vecchia Lexmark T630, che potete vedere anche un video che ho fatto, ho dei problemi perché non sempre la trova nel momento in cui stampo. Quindi mi è capitato l'altro giorno, per esempio, di doverla reinserire a mano perché non mi ritrovava la stampante. Questa cosa qui non mi è mai capitata con nessun tipo di sistema. E insomma, magari è la magari, okay, è la mia stampante che ha dei problemi, ma non penso che sia la mia stampante, forse un po' vecchia, pure viene riconosciuta, non lo so. Comunque, è una cosa che non mi è piaciuta tantissimo. Vabbè, in tastiera direi che non c'è niente da dire, possiamo impostare qualche tasto rapido, modificarlo. C'è una cosa da dire, che non c'è il tasto cance, c'è una cosa che è semplicemente devastante, terrificante, qualcosa che non esiste al mondo in una tastiera. E comunque facendo command backspace, ok, si fa il tasto utilizzo, è come avere un cance. Cioè, si tratta di facile abitudine. Trackpad. Adesso non voglio stare qui a elogiare o non elogare l'hardware del computer, perché su quello con cui vorrei focalizzarmi è l'utilizzo sul sistema. Le gesture, queste qui classiche, sono come quelle di Windows. C'è da dire che però funziona molto bene, ma molto molto meglio rispetto a Windows, gli scorrimenti orizzontali, verticali, le rotazioni e gli zoom sono imparagonabili a qualunque tipo di touchpad che ho provato sia su Windows che su Linux, con qualunque tipo di driver. Sono inarrivabili. Scorrere tra le pagine, vabbè, queste qui le ho anche disattivate perché non si usano. Una cosa che mi ha dato molto fastidio la prima volta che ho preso in mano questo notebook è il dover trascinare le finestre tenendo premuto fisicamente il touchpad. Ora non preoccupatevi perché fortunatamente è possibile farlo come sempre con il doppio tap. Doppio tap che però ha un piccolo problema perché si può abilitare, però se io faccio un doppio tap e poi trascino, la mia finestra si trascina, però se io lo mollo subito, vedete? Cioè non potete vedere, però mi rimane comunque bloccato, devo aspettare quel secondino che il sistema capisca che non abbia più la mano sopra. Ma in realtà il sistema lo capisce perché il touch lo capisce. Su Xubuntu questa cosa non succede. Utilizzo il doppio tap normalmente per trascinare le finestre e non devo aspettare quel secondino per ripartire. È una cosa veramente fastidiosa. Vi faccio vedere comunque come attivarlo, che non ho capito per assurdo perché l'abbiano messo in accessibilità questa cosa.
l'hanno messo in accessibilità e mouse e trackpad. E hanno messo qua nelle opzioni, no, scusate, non era qua, opzioni trackpad qui, l'hanno messo qua, scorrimento con inerzia, vabbè, e abilita il blocco trascinamento. Questo io non ho capito perché l'abbiano messa in accessibilità e non in touchpad, mi sembra una delle opzioni normali, classiche, standard di sempre, vabbè. Verifica lampeggiante schermo, vabbè, queste cose qui classiche. Poi passiamo al monitor, ecco, come sapete, io sto utilizzando un modello Retina, ok? Quindi ha una risoluzione di 2000 e passa, eccetera. Non ho capito perché. Io, ok, se voglio più spazio posso utilizzare 1070x1050, ma non posso arrivare ai 2000 e qualcosa, quindi uno schermo 4K normale suo. Perché non posso arrivare alla sua massima risoluzione? Come su altri sistemi, spiegatemelo. Oltretutto, di default, vi arriva così, vi arriva, che potete utilizzare una risoluzione di 1280x800, che sì, vi dà dei caratteri grandi, dei caratteri eccetera, ma non è che apprezzate la grandezza dello schermo Retina. Anch'io, ok, lo utilizzo a 1440x900, perché comunque un 13 pollici, il mio, e altrimenti diventerei cieco, però, insomma. Buona per il resto la gestione della luminosità, la gestione dei colori mi piace molto. Possiamo aggiungere profili, qui per questi per esempio me li ha aggiunti Adobe quando l'ho installato, Adobe che dovrebbe girare molto bene su Mac, non l'ho provato, a dire il vero molto, non ho fatto ancora gran lavoro con Premiere Pro, ma provicchiato Audition, comunque con l'audio funziona, senza problemi si riescono a montare. Devo approfondire ancora l'utilizzo di ulteriori schede audio esterne, vedere un po' come si comportano con latenza, eccetera, comunque, insomma, ci sarà modo. La gestione del monitor comunque sì, normale, classica. Non ho capito comunque appunto questa cosa qui del perché di default uno debba ritrovarsi con un 1280x800. Abbastanza ridicolo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è che potevano metterla, siccome qui, su questo PC, però qui non torniamo tanto nel sistema, torniamo nel sistema ma anche nella costruzione del PC, abbiamo il sensore di luminosità, non capisco perché io non possa regolare la sensibilità del sensore di luminosità. Come in un qualunque smartphone. Su Linux posso abilitare il sensore di luminosità, bisogna installare un software aggiuntivo, ma questa cosa posso farla. Qui no, non ho capito perché. Me lo gestisce lui a caso, posso regolarla io a mano, ma non c'è una vera e propria relazione da dire non tocco i tasti della luminosità. Una cosa da migliorare perché non mi è per niente piaciuta. Ok, torniamo poi all'utilizzo sempre del sistema generale. Parliamo del file manager, il cosiddetto Finder del Mac che c'è tanta gente che ama. Secondo me fa abbastanza schifo. Perché, ok, ci sono alcune cose comode, tipo se io voglio spostare questo qui, se lo tengo premuto, dopo mi ritorna qua, eccetera. Ma perché io sposto il mio file e non mi si allinea la griglia automaticamente? Non ho trovato un'opzione. Se me la trovate voi, grazie, mi fate un piacere, ma ogni volta dovrei fare allinea alla griglia è qualcosa di fastidiosissimo e terribile. Secondo me non esiste. Ok, lasciamo perdere tutte le visualizzazioni, che cavolo ce ne frega. Sono le solite cose, ok? Possiamo vedere l'anteprima dei file, addirittura passando sopra un file video o un file audio ti fa sentire l'anteprima, ma sono cose comunque inutili, perché a livello di produttività. Ok, magari se hai 50 video ti può essere utile, ma è un documento così. No, no, l'importante è avere un file manager efficiente che ti permetta di spostare bene i documenti facilmente e anche solo il fatto di fare questo. E ogni tanto si apre pure la cartella. No, non, mi dà fastidio, spesso mi dà fastidio. La trovo in alcuni casi un po' scomoda. La trovo in alcuni casi veramente scomoda. Un'altra cosa che sì, non mi ha lasciato tanto così, forse si può cambiare, non mi sono informato, è quest'ultima schermata qui di tutti gli ultimi file. Può essere utile, come non, io lo ritengo inutile. Comunque, perché preferirei avere che mi si aprisse la mia schermata home, quindi l'home con tutti i miei file, eccetera. L'installazione di applicazioni, metodo a mio parere, non so esattamente, sembra quasi che io prendo un'applicazione precompilata, la cacci dentro una cartella e questa si autoinstalla. Ok, ci sono alcuni pacchetti che installano altri file nel sistema, però se ho capito bene, su OS X funziona che ho delle applicazioni precompilate, già pronte, che non devo installare, che non mi vanno in tanti posti di sistema, probabilmente
probabilmente sotto chissà che cosa succede, non lo saprò mai, anche se comunque è un sistema su base Unix, mi si cacciano qua dentro, qua tutte le applicazioni, posso fare cartelle, posso unirle, spostarle, e dopo mi vanno nel Launchpad. Ok, Launchpad, vabbè. Non ho capito perché anche qui, in teoria se io swipe a destra volevo che andasse a sinistra, questa cosa non si può cambiare, mi sembra più un launcher per Android relativamente inutile, cioè utile fino a un certo punto, non è che è inutile, è carino, ma a livello di produttività, boh, forse un menu start, tipo start, l'avrei trovato più utile, però, cioè più pratico, ma alla fine forse ci si fa l'abitudine, sono io che sono un po' prevenuto, non lo disdegno neanche tanto, insomma, questo. Tanto mi è partita la ventola mille perché sono sdraiato sul letto dalla scocca rovente. Comunque, i documenti condivisi vengono riconosciuti in questo file manager, questo mi piace, posso cambiare la visualizzazione. Ci sarebbe una questione dei tag, qua adesso se faccio vedere nelle preferenze c'è la possibilità di abilitare i tag e anche rinominarli per definire alcuni tipi di file, eccetera, penso, roba personale. Può essere carino, io non lo ritengo utile comunque, per come lo utilizzo io. Altra cosa che veramente mi fa schifo qua è il task manager. Cioè, non tanto il task manager in sé, che sarebbe poi questo qui, dove faccio vedere dove mi posso vedere le attività, le prestazioni, chiudere un'app brutalmente. Sì, anche questo è brutto perché non posso vedere un unico grafico, un'unica schermata con memoria, CPU, energia, eccetera, come per esempio avviene con altro di sistema di GNOME oppure nelle prestazioni di Windows generali. Devo cambiare ogni volta scheda e per monitorare le prestazioni è scomodo, è completo ma è scomodo. C'è una cosa però che è veramente terrificante. L'avete appena visto, io chiudo un'applicazione, voglio chiuderla con la X rossa, questa applicazione mi dovrebbe scomparire, e invece no, questa applicazione mi rimane in RAM, mi rimane per di più aperta nella dock, e per chiuderla cosa devo fare? Devo per forza fare un doppio tap esci oppure fare command Q. Ma io mi chiedo, siccome io comunque questa applicazione la posso buttare giù con l'iconcina gialla come si è sempre fatto, come su tutti i sistemi del mondo. Allora voi ditemi, adesso addirittura non mi si apre più, ditemi perché devo essere costretto a fare esci o fare command Q per chiudere qualunque app. Qualunque essa sia, che sia Chrome, che sia qualunque altra cosa, io devo essere libero di buttarla giù così e di chiuderla con la X. Non che con la X mi si chiude in quel momento la finestra di applicazioni, riapra Chrome e mi si apre una nuova scheda, che è una cosa che odio profondamente. No, voglio poterla chiudere. Questa cosa qui non ho trovato soluzione. C'era un'altra cosa poi brutta nella dock, ma fortunatamente questa l'ho risolta, andando nelle preferenze di sistema, in dock. Questa cosa qui. Dunque contrai le finestre in icona applicazioni invece che contrarle di fianco al cestino. Secondo me era una cosa ingestibile perché avevi tutte queste finestre separate che non sapevi che cosa fossero, così invece è molto più comodo. A tal proposito, Apple, vi prego, fate questa cosa adesso che riapro Chrome, magari ci metterò una vita, fate sì che se io passo col mouse sopra, magari ci sto un attimo, come in Windows, se io ho più schede della stessa applicazione, non di Chrome, perché di Chrome altrimenti mi si aprirebbe una spaginata di roba, ma mettiamo che io apra due file in Word, io non posso premere il tap destro per scambiare la finestra, anche nel Finder, io mettiamo che apro due finestre del Finder, ve lo faccio vedere, in una apro la scrivania, poi ne apro un'altra e ci apro le applicazioni. Le butto giù tutte e due. Io vorrei aprirne una sola. In questo caso mi si apre quella più vecchia. Quella più vecchia che ho buttato giù. Ok, è giusto, è corretto, va bene. Poi rifaccio così, mi si riapre sempre quella. Però, se io le avessi tutte e due, non posso far sì che tenendo sopra esattamente come succede in Windows, possa scegliere che finestra aprire invece che fare un tap destro. Un doppio tap, cioè clic destro, e scegliere quale delle due aprire. Perché questa cosa non posso farla? Anche qui,
Grazie, spiegatemelo perché io non l'ho capito e mi sembra una cosa relativamente ridicola. Per il resto, l'ultima cosa di cui non mi piace particolarmente, qui ok, posso scegliere reti wifi, però non mi compare il simbolino della rete LAN quando collego la scheda di rete USB. Questa cosa non mi piace particolarmente. Qui va bene, volume, posso regolarlo. Notifiche, queste sono le notifiche di Chrome, non importa. Il centro notifiche, sì, è carino comunque, c'è il meteo, ti compaiono gli appuntamenti della giornata, sincronizzati col calendario. Le sincronizzazioni devo dire che funzionano piuttosto bene, l'app mail, che comunque non uso perché insomma preferisco utilizzare Inbox, si chiama Inbox poi, sì, si chiama Inbox, sì, scusate, un altro, un minimo di, un attimo di... Mi sono perso un attimo. Comunque, si chiama Inbox. Non utilizzo il suo client mail, anche se comunque si è autosincronizzato, non mi piace molto. Calendario, invece, sì, tanto lo faccio vedere, non c'è niente. Sì, ma è carino, cioè, funziona bene, è bello poter prendere appuntamenti direttamente qua e vedere che compaiono le notifiche. Questa cosa qui devo dire che è carina. Ecco, il solito problema che mi costringe a fare Command Q per chiudere un'applicazione. Comunque, detto questo, cosa dire? Bella, ma comunque c'è da sempre, la cosiddetta funzione di stop, che potete decidere voi quando attivarla e tutto quanto, veramente salva tutto in RAM, il computer praticamente si spegne e non consuma, ed è talmente ottimizzato bene che non consuma un briciolo di batteria. Penso che in una giornata consumi un 1-2% di batteria se ti rimane sempre in stop. È una cosa fantastica perché così anche solo tenerlo in borsa, lo si tiene in una custodia, non doverlo spegnere, riaccendere, averlo subito operativo, anche se comunque l'SSD è veloce e in 15-20 secondi sia operativi come su tutti i sistemi. Questa cosa mi piace molto. Funziona bene. Per il resto, cosa dire? Ci sono delle buone combinazioni di tasti. Apprezzo molto, per esempio, le combinazioni di tasti per effettuare schermate, sia così che complete, perché veramente sono notevoli. Cioè, mi piacciono molto, sono comode. Più comode che aprire un'applicazione esterna come in Windows o altro per fare la schermata. Queste cose qui sono veramente carine. Basta, insomma, che dire, non so ancora quanto mi piace questo sistema o quanto non mi piace, però comunque sarà per via delle applicazioni che usavo in Windows e che comunque alcune su Linux non ci sono. Vedi suite di Adobe e vedi suite di vedi suite di della Microsoft, di Office. Sarà perché consuma poca batteria e il sistema è ottimizzatissimo. In ogni caso, per fare le opzioni di base, vedo che il sistema funziona bene. Peccato per queste due o tre cosine che, come avete capito, mi danno abbastanza fastidio. Insomma, cosa dire, non è poi tutto questo male come pensavo OS X, si riesce anche a utilizzare. Non si hanno tante opzioni avanzate, ma per l'utilizzo comune è più o meno come usare un Windows ottimizzato, perché comunque su base Unix è sicuramente più leggero, anche se una cosa c'è da dire, mangia tantissima RAM. Vi faccio vedere il monitoraggio attività. Adesso non ho niente aperto, a parte Chrome. Se volete vi chiudo anche Chrome e guardate un po'. Ho ben 4,53 GB di memoria utilizzata e 3,40 GB di cache. Cioè, secondo me è una follia. Neanche in Windows ho così tanta RAM occupata. Vi chiudo Chrome così vi faccio vedere che comunque la RAM sì, magari scende anche, ma mica più di tanto, eh. 3,07 GB con QuickTime aperto che mi sta consumando 140 MB di RAM. C'è un kernel che mi consuma 400 MB di RAM e poi c'è tutto il resto. Ma insomma, è un consumo veramente esagerato, secondo me. Cioè, avere 2,98 GB, 3 di RAM occupata. Cioè, su Windows quando avvii il sistema hai toh, 1 giga e 2 occupato. Qui ho 2 giga e passa. È troppo, secondo me, è veramente troppo. Ok, su Linux 400 mega dipende dall'ambiente grafico che si usa. Questo è veramente troppo. Fortunatamente c'è l'SSD di appoggio, quindi comunque quando va in cache non se ne accorge.
i task sono ben ottimizzati sotto. Non ho provato a metterlo sotto stress con tanta tanta roba. Cioè sì, tanta tanta roba aperta, sì, ti consuma più batteria, quindi comunque bisogna un attimo starci attenti, perché se si comincia ad aprire 10 tab la batteria va giù come non mai, perché la RAM si comincia a mangiare e poi anche gestirli è dura. Comunque, no, sono abbastanza soddisfatto per alcune cose, giusto? Sempre questa rottura di palle, sono abbastanza soddisfatto per alcune cose, per altre un po' meno. Che dire, sì, con due o tre impostazioncine, come quelle che ho fatto io, a mio parere, si può utilizzare. Questa comunque è una recensione del tutto personale di quello che penso io, di OS X, iOS Might 10. Non so neanch'io cosa. 10.10.4, questo momento è la versione. Il mio SSD è la versione con la 128 giga, circa 85 giga liberi, ma questo non importa. Comunque, quindi, tanto per farvi capire che comunque l'SSD non è pieno e la velocità, con mio parere, è buona, superiore a Windows sicuramente come velocità di apertura file, eccetera, e gestione. Siamo a circa lì, siamo a circa quasi come su Linux con molte cose. E niente. Che altro dire? Il sistema, dopo una settimana, posso dire che un po' comincia a piacermi. Ci sono alcune cose che ritengo comode, altre che non mi fa né caldo né freddo utilizzare, però ci sono alcune mancanze che veramente sono notevoli. Detto questo, veramente penso che questo video sia durato un'eternità, non ho neanche contato il tempo. Vi saluto, al prossimo video. Dove penso che parlerò ancora di questo MacBook, ma nel prossimo video parleremo più della struttura hardware, cioè di com'è fisicamente lui, problemi di calore, audio, tastiera, monitor, tutto quanto, e non un focus come ho fatto adesso sul sistema in sé. Al prossimo video.